partita vincente, quella tra Nonna Toea contro i ragazzi partenopei, punteggio di 1-1. A rigore di De Martino ha risposto Marcello Scognamiglio, che adesso è in possesso del pallone, va via in dribbling, fermato da Siani, poi lo stesso De Martino con un paio di numeri, cerca lo scambio con Vitiello, rimpallo, esce Peluso, gioca in aria, che deve giocare con i piedi, e poi allontana, in fallo laterale, c'è il ritorno di Ricky Marotta tra i pali per i partenopei. Pronto a rimettere il pallone in gioco Clemente Pignataro. Lungolinea per Vitiello, fermato da Della Monica, poi lo assist, scambia con Scognamiglio, ancora in possesso della palla, poi prova a calciare, la schiena di De Falco respinge, poi De Martino ancora, un doppio passo, De Martino va via dentro per Caprini, gioca. Che di spalle ha colpito con il braccio, non c'era volontarietà. Moliterni alza un campanile, il numero intanto di Loasses, pallonetto, palo pieno, si era addormentato qui Capitanziani e ha lasciato scorrere il pallone. De Martino all'indietro per Marotta, che non può raccogliere la sfera con le mani, ancora De Martino lungo in avanti dove Moliterni protegge, poi Caprini e Peluso protegge la palla che esce sul fondo, stesso Peluso al rinvio lungo con le mani a cercare Loasses. Prova a tenere il pallone in gioco, protegge però Siani l'uscita di Marotta. È già partito Pignataro sulla destra, che però sbaglia il controllo. Moliterni all'indietro per Della Monica, potrebbe calciare, Della Monica ancora, se la porta in avanti, rimpallato il suo tiro. Loasses si accontenta del calcio d'angolo, che seguiamo prima di chiudere il collegamento. Peluso prova a salire. Loasses alza la palla per lo Scognamiglio di testa, che non riesce a imprimere forza al pallone. 1-1 dunque, chiudiamo qui il nostro collegamento.